10 al via, quasi tutto pronto per andare agli ordini dello starter. È ancora fuori Actis, che deve prendere posto nella gabbia numero 9. Sono fuori anche True Motion, Fast and Elegant e Crystal Wind. Entrata Crystal Wind. Ne mancano ancora tre all'appello. Entra anche Actis, mancano soltanto Fast and Elegant e True Motion per andare agli ordini dello starter. Tutto pronto. Partiti. Veloce per linee interne, True Motion, imitata all'esterno di tutti da Actis, tra loro c'è Katie Arianna, la quarta posizione è per la cortigiana che ha all'interno Amir, poi Fast and Elegant, Crystal Wind, Capolivery, ancora Golden Ping e Ducray a chiudere il gruppo. True Motion in vantaggio lungo la curva nei confronti di Amir, che filtra all'interno della cortigiana, che Arianna e Actis che sono su di una linea. Poi Fast and Elegant, Capolivery, Ducray, Golden Ping e Crystal Wind. Gruppo ancora piuttosto riunito, poco dopo l'ingresso in dirittura d'arrivo con True Motion che si sposta oltre il centro della pista, va progressivamente a cercare l'appoggio dello steccato esterno, ma ancora più in fuori ci sono la cortigiana e Actis, nella scia invece Amir e Fast and Elegant, poi Capolivery, poi Golden Ping, Ducray all'interno, Crystal Wind al largo di tutti, True Motion in vantaggio, Amir adesso che insegue True Motion e attacca a fondo l'avversario, poi Fast and Elegant, Actis e Crystal Wind. È passato Amir nei confronti di True Motion e Fast and Elegant. Vince Amir su True Motion e Fast and Elegant. 4-1-10, l'arrivo ufficioso della seconda di capannelle. Amir, Giuseppe Ergekovic per Andrea Renzi hanno inseguito il battistrada dal via True Motion, hanno sferrato l'attacco all'interno ai 150 finali e sono passati di slancio nel finale, una lunghezza e un quarto sul traguardo per Amir nei confronti di True Motion. Anche Fast Elegant muove sulle tracce di Amir e alla fine è terzo, rimontando la grigia Actis che era al suo esterno insieme a Crystal Wind. 4-1-10, l'arrivo ufficioso e la linea che può tornare allo studio.